Benissimo, bentornati. Spero insomma siate ritornati dall'intervento precedente. Eccolo qua. No, a nulla. Non scusate, stavo cercando di far entrare il docente, il professor Montomoli, che ormai insomma, se siete qui da un po' ci conoscete, sapete che abbiamo questa organizzazione un po' in fieri. Eccolo. Buonasera. Benissimo, grazie insomma per aver accettato il nostro invito. Immagino che per lei siano giorni così di un certo impegno. Intensi, diciamo. Bene, allora la presento io in parte, ma insomma poi faccia lei perché è giusto così. Professor Emanuele Montomoli, docente di igiene e medicina preventiva all'Università degli Studi di Siena, da qualche tempo si occupa di uno studio tutto particolare, ho capito bene? Sì, stiamo seguendo chiaramente in questo periodo le vicende Covid molto da vicino. La nostra disciplina, gli igienisti così come i microbiologi insomma, sono, e gli infettivologi sono i più coinvolti in questa vicenda, e noi da epidemiologi abbiamo cercato di mettere in piedi, tra le varie ricerche e collaborazioni che abbiamo in piedi, anche qualcosa di particolare strutturato qui su Siena, ecco. Ok, quindi si sta occupando dunque di trovare una risposta con un vaccino a questa pandemia che sta così flagellando tutto il mondo ormai. Abbiamo nei giorni scorsi cercato, siccome è un tema che suscita, abbiamo cercato di chiedere a tutti coloro che seguono le nostre pagine tutta una serie di dubbi che loro ci hanno comunicato, per cui ho una serie insomma nutrita di domande da porle. Siccome non saranno tutte e vi invito anche a porne altre che vi verranno in mente mano a mano nella fascia qui in basso dove c'è scritto appunto commenta, per cui se avete insomma dei dubbi fateli. Io inizierei però con un dubbio preventivo, perché come dicevamo poco fa con la dottoressa Bargagli, si parla tanto insomma di vaccino. Un vaccino poi effettivamente che cos'è? Allora, un vaccino è un composto biologico, da non confondere con i farmaci per svariati motivi, ora i più importanti cercheremo di chiarirli. Un composto di origine biologica che insegna al nostro sistema immunitario a proteggersi da una patologia infettiva. Ora, poi recentemente sono in fase di sviluppo anche vaccini non rivolti non solamente verso le patologie infettive, ma insomma il grosso dei vaccini, diciamo così, vengono e sono nati per contrastare la diffusione delle malattie infettive. Come viene fatto un vaccino? Il primo vaccino è il vaccino, uno dei più, non il primo, ma insomma uno dei vaccini più noti è il vaccino contro il vaiolo di Jenner, no? Il microorganismo viene in qualche maniera attenuato, oppure ucciso, oppure vengono presi delle parti di microorganismo, oppure vengono generate geneticamente delle parti di microorganismo che vengono iniettate ad un soggetto recettivo, e questo soggetto recettivo sviluppa protezione nei confronti di questo falso virus o falso batterio o proteina appartenente al virus, per cui quando poi il soggetto vede il virus selvaggio o il batterio o quello che è protetto, e quindi non si ammala per la patologia data da quel microorganismo. Questo sostanzialmente sono i vaccini. Ora voi penserete, e allora dov'è la difficoltà di trovare un vaccino contro il nuovo coronavirus, per esempio? Perché il nuovo coronavirus ormai è stato sequenziato, se ne conosce il genoma, se ne conosce le proteine, se ne conosce la patogenesi. All'inizio no, ma ormai si conoscono abbastanza bene, quindi dovrebbe essere abbastanza semplice trovare un vaccino. Beh, detto così sì, però poi sulla pratica non lo è. Perché? Perché bisogna vedere quali sono i determinanti antigenici, cioè gli antigeni che fanno sì che poi questo vaccino, questo microorganismo insomma entri all'interno della cellula. Bisogna vedere quanto questo microorganismo è stabile, cioè quanto questo microorganismo rimane com'è oppure muta con il tempo. Quindi ci sono una serie di caratteristiche che non lo rendono semplice da approcciare. E poi non ultimo è il giorno che avremo, sarà il giorno che avremo un vaccino, quello di produrlo su larga scala, perché comunque un fatto è avere un vaccino in laboratorio per immunizzare 10 topi, un fatto è averlo per 10 miliardi di persone. Certo, questo è molto vero. Dunque,
come siete, insomma, messi da un punto di vista, cioè come stanno avanzando i lavori? Siete a buon punto nella, o si è a buon punto nella realizzazione di questo vaccino? Allora, ci sono diverse aziende internazionali che ci stanno lavorando. Come penso che si sviluppi la filiera? Diversi gruppi di ricerca, anche universitari in tutto il mondo, anche il nostro, la nostra azienda, tutti quanti lavorano per lo sviluppo di una molecola ipoteticamente candidata per vaccino. Dal momento che abbiamo la molecola dobbiamo fare degli studi animali e questi siamo in grado di farli anche noi. Se gli studi animali dovessero dare dei risultati positivi, bisogna passare poi agli studi sull'uomo. Ecco, già per passare un'azienda un po' più grande, mentre scusatemi, era suonato il telefono, mi sono distratto. Per andare avanti poi addirittura dagli studi sull'uomo e produrlo su larga scala, a quel punto avremo bisogno ancora a maggior ragione della Big Pharma, che si prende l'onere, diciamo così, e poi anche l'onore di sviluppare il vaccino su larga scala. Noi nel nostro piccolo stiamo partecipando a questa filiera, abbiamo qualche molecola candidata che stiamo provando e stiamo lavorando insieme a 2 o 3 Big Pharma in giro per il mondo per lo sviluppo di un vaccino in grado di proteggere verso questo microrganismo. Ok. Giovanni ci chiede, ma nello studio per l'elaborazione di questo vaccino vi state aiutando con l'intelligenza artificiale? No, dico la verità, cioè con l'intelligenza artificiale intesa per come la conosco io, ma sono abbastanza lontano da questo campo, no, diciamo l'intelligenza artificiale che riusciamo a utilizzare è quella per esempio della reverse vaccinology, cioè di identificare la parte genetica con tecniche molto più moderne rispetto a quelle che eravamo conosciamo tradizionalmente e che quindi possiamo assimilare a una sorta di intelligenza artificiale, ma intelligenza artificiale in senso stretto, ecco, direi di no. Ok, una domanda che invece viene da me. Qualche giorno fa quella, insomma, furbona di Kellyanne Conway, che è, insomma, una delle consigliere del Presidente degli Stati Uniti d'America, ha esordito con una frase, insomma, piuttosto intelligente, dicendo che questo vaccino dovrebbe essere stato oramai pronto, perché questo non è il Covid-1, è il Covid-19, come l'iPhone, no? Che vanno. Nasconde però, secondo me, questa affermazione, insomma, degna di chi l'ha pronunciata, una verità che serpeggia, no? Cioè, noi immaginiamo appunto queste Big Pharma sempre all'attivo, sempre all'attivo, sempre all'attivo. Perché adesso che abbiamo grande bisogno, a parte giustamente la lunghezza di un trial clinico che immagino prevederà fasi diverse successive, ma perché non si sta dicendo, guardate, abbiamo tutto pronto, dobbiamo solo sperimentarlo e poi riusciremo a consegnarlo? Perché per avere quello che tu definisci tutto pronto ci vogliono diversi mesi. Per riuscire a sperimentarlo e se anche fossimo bravi e fortunati ad avere subito risultati positivi ci vogliono ancora diversi mesi. Per gli studi sull'uomo normalmente in situazione di pace ci vogliono 15 anni. In questo momento, diciamo così, con un annetto si spera di potercela cavare, ma un annetto purtroppo ci vuole comunque, perché comunque bisogna immunizzare i volontari, bisogna vedere la sicurezza di questo vaccino, l'immunogenicità, cioè quanto questo vaccino funziona realmente, eccetera. Dopodiché poi le agenzie regolatorie internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'EMA in Europa, l'FDA negli Stati Uniti ed altre in giro per il mondo dovranno dare l'approvazione e per la messa in commercio del vaccino. Ora poi però mi permetto di dire che la questione diventa anche quando ci sarà un vaccino non solo scientifica ma anche politica, perché noi in Italia non abbiamo una factory, un'azienda in grado di produrre vaccini virali. L'avevamo qui a Siena, proprio era Novartis. Quando GSK ha comprato Novartis è stata dismessa la parte virale, è stata mantenuta solo la parte batterica, tant'è vero che qui a Siena viene prodotto il vaccino per il meningococco, no? Quindi la morale è che l'Italia è rimasta senza un'azienda in grado di produrre vaccini virali. Quindi anche qualora un vaccino ci fosse, noi dobbiamo approvvigionarci di vaccino da la Francia, dove è presente Sanofi Pasteur, la Germania, dove è presente CureVac, il Belgio GSK, l'Olanda Abbott, l'Inghilterra Seqirus, eccetera, perché comunque non abbiamo un'azienda in grado di produrlo in casa. E questo innescherà anche dei meccanismi politici di negoziazione, insomma, abbastanza importanti. Certo, immagino.
Bene, insomma, le domande qui vedo arrivare fortunatamente, per cui le pongo subito. Ah, benissimo. Roberta chiede, suo parere sull'immunizzazione di gregge, l'immunità di gregge. Beh, direi che a chi l'ha proposta con tanto fervore non è poi andata male. No, no. Allora, l'immunità di gregge di per sé è vero. Boris Johnson, che l'ha proposta, ha detto a suo tempo una grande cavolata. Pensieri malvagio quel giorno. Vabbè. Sì, e poi infatti si è ritorta contro. Però l'immunità di gregge è una dinamica con la quale dovremmo fare conti. Cioè, noi abbiamo fatto qui a Siena proprio uno studio sieroepidemiologico, che poi ora la faccio breve, non voglio dire nel dettaglio cosa è stato fatto, ma insomma il risultato è stato che abbiamo visto che solo il 2% della popolazione senese è venuta a contatto con il virus. Quindi io il giorno che finirà il lockdown, che riapriranno, siamo quasi tutti, diciamo così, a rischio di essere nuovamente infettati. Per quando si dice immunità di gregge, invece si intende che una grande parte della popolazione, la stragrande parte della popolazione, è già immunizzata, quindi anche se il virus circola liberamente, siamo in grado, diciamo così, di contenerne la circolazione. Perché? Perché comunque la gran parte della popolazione è già immunizzata. Un po' come succede per il morbillo, per la parotite, per la rosolia, che riusciamo a controllarle grazie a campagne di vaccinazione importantissime che hanno creato poi l'immunità di gregge, cioè il grosso della popolazione, diciamo così. Poi ogni microorganismo ha una sua percentuale specifica, però è immunizzata grazie alla vaccinazione. Ok, vaccinazione che tra l'altro, a quanto pare, da quanto penso di aver dedotto da quello che ci diceva prima lei, non arriverà entro l'estate, perché i tempi che lei proponeva sono di un anno. Quindi fare la primavera 2021 per un vaccino. Ci metterei la firma. Se avessimo il vaccino nell'estate 2021 ci potremmo accontentare. Se avessimo un vaccino disponibile per tutti, dico, magari nell'estate 2021 qualcosa avremo, ma bisognerà vedere per chi, perché comunque dicevamo prima, poi c'è un meccanismo politico anche abbastanza importante. Ecco, quindi non so se lei si occupa anche di questa, insomma, questo aspetto, ma come si fa, ed è un'altra domanda che ci è stata posta, come si fa ad avere un vaccino disponibile per tutti? Cioè, quali sono le modalità, appunto questa diffusione da grandi aziende che in Italia non sono presenti? Bisogna vedere quale sarà il tipo di vaccino che funzionerà meglio a disposizione. Allora, qualora avessimo un vaccino genetico, un vaccino RNA, faccio per dire, la produzione su larga scala è abbastanza semplice. Qualora avessimo un vaccino tradizionale, cioè prodotto su colture cellulari, su cellule, ora non dico come quello di influenza su uova, addirittura è una tecnica che ormai abbastanza funziona, ma abbastanza obsoleta, diciamo così. Quindi avessimo un vaccino che funziona su cellule, per averlo su larga scala comunque devono essere messe in piedi delle aziende importanti, con degli spazi importanti e con delle procedure, insomma, che richiedono tempo. Quindi la logistica, ecco, non è una questione da non tenere in considerazione, da sottovalutare. È chiaro, la parte del gigante la fa la scienza. Una volta trovato il vaccino, poi la logistica in una qualche maniera si riesce a gestirla. Però faccio un esempio stupido. In questo momento ci sono nel mondo tante aziende che si sono riconvertite a produrre mascherine. Ecco, ci è voluto 2 o 3 mesi per produrre un pezzo di cartone con 2 elastici ai lati, quindi, e ci sono voluti dei mesi. Pensate quanto ci potrebbe volere a riprodurre un'azienda in grado di fare un vaccino. Ecco. Certo, per cui nel frattempo le misure che dovrebbe adottare, insomma, si dovrebbero adottare su larga scala, siccome quindi questa famosa convivenza con un virus avrà luogo almeno per un anno e mezzo prima del vaccino, quali dovrebbero essere? Sì, ma non solo per un anno e mezzo. Secondo me noi dobbiamo imparare a conviverci in maniera endemica con questo virus. Quando te sei parecchio più giovane di me, insomma, quando tu sarai vecchio, probabilmente questo virus circolerà esattamente come circola il virus del morbillo, della parotite, della rosolia, dell'influenza. Quindi questo è un virus nuovo che da ora in poi circolerà sulla popolazione, diventerà endemico, darà ogni tanto dei picchi con delle piccole epidemie. Ecco, questo sarà, però il grosso purtroppo lo sta facendo ora, perché ha iniziato a circolare ed ha trovato tutta la popolazione completamente vergine, tutti recettivi. Quindi è chiaro che in questo momento, dove si creano focolai epidemici come a Codogno, nel Bergamasco, a Brescia, eccetera, dà dei picchi che poi sono estremamente difficili da gestire.
Ecco, come diceva lei, ho trovato tutta la popolazione vergine, tutti estremamente ricettivi. Il dubbio è ereditato dall'intervista precedente, come i governi, no? È ereditato dal governo precedente. Il dubbio ereditato dall'intervista precedente è ma chi è già venuto in contatto con questo maledetto Covid? Sì. È comune o meno? Allora, difficile da dirlo. Faccio una considerazione scientifica. Secondo me, stando a quello che conosciamo di questo virus, sì. Cioè, chi è venuto a contatto è immunizzato da questo virus. Vediamo quanto questo virus è stabile, perché se te quest'anno ti prendi l'influenza, sei immunizzato nei confronti dell'influenza, sì, nei confronti del virus che ha circolato quest'anno, ma se il prossimo anno circola un altro virus, se ti sei vaccinato, rischi di riprenderti l'influenza. Quindi questo dobbiamo vedere con il tempo quanto questo virus è stabile. Se questo virus è stabile, l'immunizzazione, secondo me, data dalla prima circolazione, da questa prima ondata epidemica, può funzionare e può avere un senso. Ok, perfetto. Quindi, insomma, quando avviseremo Kellyanne Conway che è uscito il Covid-20, ne potremo riparlare, insomma. Sì, anche 21, secondo me. Speriamo che nel 2021 abbia altro da fare e non consigli più l'attuale presidente, ma non importa. Ci chiede Filo 2002, che è tornata, ben ritornata Filo 2002. Pochi giorni fa è uscita la notizia secondo cui IRBM di Pomezia inizierà a testare un vaccino su 550 volontari. Che cosa ne pensa? Bene, vediamo. Finché non si vedono i risultati, sono contento. Questo sarebbe un primo vaccino italiano. Poi, se anche dovesse dare dei risultati positivi e dovesse funzionare, chiaramente bisogna vedere dove verrà fatto. Okay. IRB di Pomezia è un centro di ricerca estremamente importante dove ci lavorano degli ottimi ricercatori, qualcuno lo conosco, quindi avrebbero le capacità per poter sviluppare un vaccino, a voglia, molto bene. Poi ci hanno da trovare un accordo con una big pharma per svilupparlo e per portarlo sull'uomo, però vediamo quando ci saranno i primi risultati. L'altra settimana io ho referato alcuni progetti per una importante fondazione americana. Sono arrivati a questa fondazione che normalmente eroga tanti soldi per lo sviluppo anche di vaccini. Sono arrivati 130 prototipi, 132 per l'esattezza, prototipi di vaccino con la promessa che possano andare sull'uomo entro l'estate. Ora vediamo quanti arriveranno davvero e quanti di quelli arriveranno poi daranno dei risultati positivi. Io mi auspico tanti, più possibile, insomma, ma non mi sorprenderebbe perché apparentemente questo virus, ora poi magari dico una cosa e tra qualche mese mi rimangio e mi rintervisto e mi dice sono incompetente, però questo virus apparentemente non sembra un virus molto difficile da approcciare, quindi non escludo che ci siano diversi tipi di vaccino che poi alla fine possano funzionare, però c'è bisogno di tempo ancora. Ok, altra domanda dal pubblico. Andrea Fra chiede: considerando la tipologia di virus, l'obiettivo del vaccino si è già deciso? Nel senso, sarà il contenimento, l'eliminazione o l'eradicazione del microorganismo? Contenimento. Contenimento. Eradicazione si intende eliminare la circolazione, eliminare i casi clinici del microorganismo e eliminare anche la circolazione proprio del virus. Nella storia dell'uomo abbiamo un unico microorganismo completamente eradicato, che è il virus del vaiolo. Siamo vicini all'eradicazione della poliomielite, ma ancora ci sono due o tre paesi nel mondo dove la poliomielite è ancora presente in maniera endemica. Eliminazione, per l'appunto non ci sono più casi clinici ma continua a circolare il microorganismo. Contenimento, contenere il microorganismo in maniera tale che non crei più i disastri che ha creato nel nord Italia e in Cina quest'anno, ma che sia gestibile dai sistemi sanitari nazionali e regionali. Okay. Auspico un contenimento. Per cui, rispondendo alla domanda di Simone Schiano, che ci chiede che una volta, insomma, elaborato questo vaccino e diffuso nella maniera più capillare possibile, non archiviamo il capitolo Covid, ma lo sappiamo gestire, insomma. Ma che non lo archiveremo? Allora, il capitolo Covid non lo archiveremo per i prossimi 100 anni, secondo me. Ripeto quello che ho detto prima: sarà un virus che circolerà endemico nella popolazione, con il quale dovremo imparare a convivere e che avrà lo stesso andamento. Lo stesso andamento dei virus dell'influenza, probabilmente avrà un andamento stagionale, speriamo che non muti così tanto come muta il virus dell'influenza, però comunque secondo me è molto sovrapponibile al virus, sarà molto sovrapponibile al virus dell'influenza. Ecco, a proposito di questo andamento stagionale, Elisa ci chiedeva in questi giorni, quindi conferma che il virus probabilmente perderà di mordente durante i mesi estivi?
Difficile da dire, credo di no oggettivamente, anche perché abbiamo casi già ora nei paesi caldi, abbiamo casi in America Latina, abbiamo avuto il primo focolaio importante in America dopo quello di Seattle, è stato in Florida dove era già estate, per cui vicino a Miami dove era già estate, per cui non sembra. Ora poi è chiaro, il 15 d'agosto con 40 gradi può darsi che la trasmissione sia un pochino più rallentata, ma non credo che il caldo, comunque non vedo questo microrganismo come il virus dell'influenza che con il caldo perde completamente la sua modalità di trasmissione quasi. Però ecco, altra cosa che secondo me non sta venendo spiegata, ma perché questi virus sono meno virulenti, e brutto gioco di parole, durante i mesi caldi? È vero? No, il virus dell'influenza è meno virulento, semplicemente perché il virus dell'influenza ha il suo serbatoio naturale, i virus umani, intendo, non quegli animali, i virus dell'influenza umana hanno il loro serbatoio naturale nell'uomo, quindi vivono a 37 gradi, sopravvivono all'esterno a 4 gradi centigradi, tant'è vero che noi manteniamo i nostri virus in frigorifero, no? Quindi in laboratorio, quindi vive a 4 gradi, quindi se io d'inverno sono positivo, esco fuori, starnutisco, il mio virus rimane vivo nell'aria per un'ora, due, tre, quattro, quanto è, fino a che un soggetto suscettibile in teoria aspira. Se faccio la stessa procedura d'estate dove ci sono 50 gradi, probabilmente dopo qualche secondo il virus muore, solo per questo. Ma è una peculiarità del virus dell'influenza. Il morbillo, per esempio, che si trasmette come l'influenza, non ha questa peculiarità, si trasmette sia d'estate che d'inverno, nella stessa maniera. Ok. E a proposito di quello di cui insomma ci stavamo dicendo prima, ci chiedono sempre dal pubblico se per la preparazione del vaccino state lavorando con virus uccisi, attenuati, a subunità o altro? Altro perché sì. Allora, in Cina ci sono dei gruppi di ricerca che lavorano con delle subunità, che è la subunità spike del virus, cioè la proteina di membrana. In Russia mi risulta che lavorano in questo momento su un vaccino vivente attenuato, la parte importante europea e anche statunitense lavora su altro, cioè su tecniche genetiche, diciamo così, per arrivare ad avere il determinante antigenico, la proteina spike clonata o attraverso dei codoni di RNA specifici o attraverso altre procedure, diciamo così, che però molto più moderne rispetto alla creazione della subunità classica. Ok, bene. Di mi nuovo sorprende che ci siano delle domande così tecniche, vuol dire che ci sono... Abbiamo un testo veramente variegato, ci sono io che ho guardato Grey's Anatomy e loro che conoscono le cose, siamo ben assortiti. Filo 2002 ci chiede di nuovo, da uno studio cinese, che brutta storia, è emerso che soggetti che hanno contratto il SARS-CoV-2 non avevano poi anticorpi. Cosa può dirci in merito? È possibile? L'ho letto anch'io. Che ti devo dire? Mi sorprende molto. A parte non avevano anticorpi, non avevano IgG, però se anticorpi della classe G. Sì, sì, ce lo spiegavano nell'intervista precedente. Solito governo. Sì, sì. Che ti devo dire? Sono molto scettico sul tipo di test che sono andati a fare, perché secondo me chi sviluppa una patologia virale, fa la patologia proprio, l'infezione proprio e la malattia anche, un minimo di immunità la deve avere in qualche maniera. Però questo fa parte ancora di quella parte grigia di questo microrganismo che non si conosce e che probabilmente con il tempo ci verrà chiarita. Ok. Non ho una risposta per questo, ma credo non ce l'abbia nessuno, insomma, a dire la verità. Va bene, insomma, non siamo obbligati a dare verità, no, non è infatti, è un'intervista. La scienza di per sé non è averle le verità. Allora, ci chiedono anche come si possono spiegare i casi risultati nuovamente positivi in Cina di persone precedentemente guarite. Potrebbe essere un virus latente che si riattiva in seguito ad uno stimolo esogeno? Esatto. E già utilizzi la parola esogena, ti colloca. È l'unica spiegazione plausibile, o questa oppure il fatto che non erano completamente guariti e quindi poi hanno avuto una ricaduta, diciamo così, dello stesso virus, altrimenti non mi spiego il perché. Comunque, di nuovo, sono molto scettico sul tipo di diagnosi, vorrei andare a capire nel dettaglio il tipo di diagnosi che è stata fatta ai soggetti cinesi, insomma, durante la prima e durante la seconda infezione, per poter dire con certezza che si sono reinfettati.
Altra domanda che ci viene insomma da quelle dei giorni scorsi, che fa anche un po' sorridere in effetti: come scioglie come neve al sole i Novax tutta questa situazione di vaccini di cui stiamo parlando? Cioè, ce ne saremo liberati? Li avremo convinti che questi vaccini hanno una qualche utilità? No? No. Ne sono no. Assolutamente, ho fatto diverse interviste in questi giorni, sono stato anche nuovamente attaccato, quindi assolutamente sono certo che prima o poi torneranno all'attacco. Ma scusi, sì. Non per farmi gli affari suoi, ma in che modo può essere attaccato in questo momento uno che insomma studia vaccini? Quando vediamo i vaccini, perché i vaccini non servono a niente, qua attraverso i vaccini si va in le teorie complottistiche, si va a indebolire il sistema immunitario, il virus è stato messo di proposito nella popolazione per poter vendere vaccini, tutte queste storie qui. Però io, ripeto, vado avanti, dico semplicemente che grazie ai vaccini non abbiamo più morti di vaiolo, non abbiamo più morti di poliomielite, riusciamo a contrastare le epidemie di morbillo. Riusciamo tutti gli anni a gestire le epidemie di influenza, che sembra una banalità, però le epidemie di influenza nell'anziano senza i vaccini possono essere epidemie molto serie. Quindi non abbiamo praticamente più casi di difterite, il tetano è assolutamente sotto controllo. Poi la pertosse, siamo stati il primo paese in Europa ad avere a raggiungere gli obiettivi per la pertosse. Quindi i vaccini inutili dopo l'acqua potabile sono il miglior intervento di sanità pubblica nella storia dell'uomo. Tanto per dare un esempio, le cinture di sicurezza per la macchina mi sembra che si collocavano intorno al 20° posto, qualcosa del genere. Ecco, primo posto acqua potabile, secondo vaccinazioni, terzo antibiotici, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, invitiamo comunque gli amici Novax a non andare alle convention, loro i terrapiattisti, perché sennò poi vi contagiate, insomma, non è esatto, bello. Esatto. Vi vediamo vivi esatto. A lottare insieme a noi lo stesso. Sì. Abbiamo un'altra domanda dal pubblico e ci chiede Simone Schiano: come pensa che andrebbe, probabilmente andrà organizzata in generale, la vita fino al vaccino? Rimarranno vigenti le precauzioni attuali? E infatti ci chiedevano anche poco fa che senso ha la data del 3-4 maggio, che cos'è in relazione al lockdown? Allora, grazie della domanda, sono contento di questa. Allora, personalmente riflettiamo su questo. Il lockdown, qual è stata la filosofia del lockdown? Corretta, La filosofia del lockdown è stata quella di mettere i sistemi sanitari in grado di gestire i malati, esatto, perché comunque all'inizio c'erano degli ospedali nel nord completamente collassati e tutto quanto. Quindi diamo lockdown per mettere i sistemi sanitari in grado di gestire i malati. In questo momento a Siena, per esempio, è stato fatto un ottimo lavoro, a Siena ma anche da altre parti, ma io parlo di Siena, cioè addirittura un padiglione Covid con 90 posti letto, non so quanti, ma insomma un'esagerazione, quindi siamo in grado di gestire l'epidemia. A questo punto, a che senso ha andare avanti con il lockdown? Tra aprire il 3 di maggio, o aprire il 3 di giugno, o aprire il 13 di aprile, che senso ha? Tanto quando riapriremo, dovremmo gestire comunque la popolazione in maniera tale da non avere assembramenti, da non riavere ristoranti pieni come prima, da le palestre ovviamente andranno gestite in una determinata maniera e tutto quanto. Però tra farlo il 13 aprile, il 3 di maggio, il 3 di giugno non cambia assolutamente niente. Poi dopo probabilmente ci saranno dei piccoli picchi di ritorno, perché no? Può darsi che ci siano, e anzi me l'aspetto sicuramente. Però se si riapre il 3 maggio buttano una data, ci riavremo il 3 giugno, se si riapre il 3 giugno ci riavremo il 3 luglio, ma ci riavremo comunque. Quindi siccome non possiamo rimanere tutta la vita chiusi in casa, a questo punto secondo me bisogna far ripartire un po' l'economia, bisogna far ripartire un po', non dico l'Italia perché è un male comune ormai mondiale, nemmeno europeo, per far ripartire un po' i paesi e poi cercare di gestire al meglio quello che sarà il post pandemia. Certo, per cui insomma ci sarà un momento differente, cioè delle precauzioni differenti che verranno attuate tra il ritorno così mediato alla normalità attraverso appunto tutti questi metodi di cui ci parlava e la vita post diffusione del vaccino. Cioè dopo il vaccino potremo tornare a vivere come facevamo insomma prima del 20 febbraio, perlomeno in Italia. Vediamo.
Vediamo, perché vediamo come il vaccino, cosa, da cosa protegge, come quanto questo virus rimarrà stabile, eccetera. Vediamo. Comunque sì, senz'altro senza il vaccino potremmo riaprire, ma avremo delle misure continueremo ad avere delle misure di contenimento più o meno stringenti, in base a quanti casi abbiamo sulla popolazione. Ok, per cui per riportare le relazioni, cosa che ci chiedevano, insomma, Cosimo ci ha chiesto l'altro giorno, per riportare le relazioni umane alla normalità, quanto tempo ci andrà ancora? Alla normalità come prima? Quindi forse mai? Forse mai, 5-10 anni come prima. E invece prima, insomma, una media accettabile per... ci abitueremo un'altra vita. Prima andavamo negli aeroporti e stavamo tutti accalcati ad un check-in. Ora dovremmo andare agli aeroporti e stare a 3 metri di distanza l'uno dall'altro, magari con la mascherina. Avremo aeroporti più grandi o meno persone che viaggiano. Non avremo più ristoranti pieni zeppi, avremo ristoranti con poche persone. Quindi cambierà sostanzialmente lo stile di vita, secondo me. Non potremo... Il paragone con l'11 settembre è... Sì, ma questo è peggio, perché vedi, l'11 settembre è finalizzato agli Stati Uniti, capito? Questa è una questione mondiale, quindi oggi noi abbiamo un'azienda, oggi rientra un ragazzo siciliano che era tornato a casa e ha fatto la quarantena e ora è rientrato. Rientra, lo mandiamo dobbiamo mandare un autista a prenderlo a Roma perché non può rientrare in nessun'altra maniera, non c'è un mezzo di trasporto, non gli viene noleggiata una macchina, quindi si deve prendere un taxi per forza e rientrare a Roma. Mi dicevano che in tutta Europa ci sono 4 aeroporti ancora operanti aperti, e sono Bruxelles, Francoforte, Parigi, Londra, 5 in Roma. Ecco, su qualche volo su Madrid, gli altri sono tutti chiusi, quindi ci dovremo abituare ad un mondo diverso. Piano piano poi può darsi che qualcosa riparta. Io sono anche, come hobby, sono anche presidente di una squadra di basket di Serie C qui a Siena. Si faceva una riunione con gli altri presidenti, si diceva, noi oltre alla prima squadra che gioca in Serie C abbiamo 5-6 squadre di settore giovanile, 5-6 squadre di mini basket. Ecco, queste sono cose che non ce le potremo mai più avere, cioè almeno per ora non ce le potremmo avere. Magari possiamo avere una prima squadra che sta in palestra e una squadra di settore giovanile, l'under 18, l'under 16, magari un'altra società, perché non sarà più come prima, assolutamente. Ok, quindi a proposito di attività giovanili, la riapertura chiede Gracie Lella, 65, chiede per quanto riguarda scuole e università invece, insomma, i dati, le tempistiche, quali potrebbero essere? Prossimo anno accademico, dai. Prossimo anno accademico. Ci saranno delle riaperture, però bisogna vedere come va l'estate e come saranno gestite queste riaperture. Non mi aspetto delle riaperture come erano prima l'aula di economia a San Francesco piena zeppa di studenti in piedi o l'aula magna durante l'inaugurazione dell'anno accademico con le persone. Questo assolutamente toglierselo dalla testa per ora, ecco. Quindi in questo senso Arianna ci chiede per voi amici senesi il palio 2021 forse meno 21 forse cioè, no, 2021 vediamo come, però perché okay. Non sarà un palio con l'aggregazione di prima di 20.000 persone in Piazza del Campo con quelle su palchi eccetera, questo, la scena della prova generale con 1.000 persone a cena, ciao, non sta da fare. Invece per quanto riguarda, chiede Marta, gli sport di squadra che richiedono allenamenti, lei che quindi ha anche queste squadre di basket, è difficile. Allora io ognuno che allena a casa sua con un video, però ora poi bisognerà fare delle linee guida. Ogni federazione, la federazione italiana pallacanestro sta lavorando, io sto dando una mano a quella anche per il nuoto, quella per la scherma anche, ma consultato, perché sai, gli allenamenti si possono fare, poi ci sono alcuni sport di contatto, la pallacanestro sta vicino, quindi il contatto c'è, il tennis stai lontano, quindi a tennis ipoteticamente puoi giocare, dipende, ogni sport ha la sua peculiarità, chiaro, gli sport di contatto bisogna monitorare i giocatori, magari fare un tampone almeno una volta ogni 3-4 giorni per vedere che non siano positivi, fare gli anticorpi, insomma una serie di misure precauzionali importanti.
Bene, allora sono le 19:20, io direi che il nostro tempo è purtroppo insomma, esaurito. No. Grazie veramente per la qualità delle risposte, di nuovo è stato molto chiaro, ha insomma, dato un parere autorevole e comprensibile su una serie di questioni sulle quali ci interroghiamo tutti i giorni. La ringrazio ancora e se avete ultimissime domande è veramente il momento di farle adesso nei commenti. Grazie a voi, ma comunque io sono chiaramente sono docente all'Università di Siena. Ricevo tante domande anche per email in questi giorni. Se volete, montomoli@unisit.it, rispondo, cerco di rispondere a tutte le domande in tempi ragionevoli, insomma. Perfetto, grazie. Scrivete quindi al professore se avete dubbi che vi restano. Noi vi aspettiamo domani con un'altra imperdibile puntata di Studium Virtuale. E, grazie a tutti e buona serata. Buona Grazie a domenica. voi. Grazie, buonasera. Grazie.